Lorenzo Bisogno è il vincitore del premio internazionale Massimo Urbani 2021 di Camerino, un'edizione importante, quella dei 25 anni della manifestazione nel momento della ripresa post-Covid. Daniele Massimi, direttore artistico del premio Urbani. Allora, buongiorno a tutti. È stata un'edizione importante perché abbiamo festeggiato i 25 anni di premio Massimo Urbani. Quindi 25 anni di storia sono tanti. Tanti ricordi, tanti vincitori, tantissimi concorrenti, tantissimi artisti che hanno presenziato tutte le varie edizioni del premio Massimo Urbani, quindi un traguardo raggiunto molto importante. E chiaramente l'altro aspetto significativo è stato quello che il premio si è svolto, come nelle ultime due edizioni, alla Rocca Borgesca di Camerino, che è uno dei posti più belli che abbiamo a Camerino e che è a ridosso della zona rossa, quindi questo altro aspetto significativo. Quindi anche gli artisti, gli ospiti, il pubblico che è venuto, chiaramente oltre a godere dello spazio magnifico della Rocca, dei concerti, della bella atmosfera che avevamo creato, si è resa conto anche che la città di Camerino purtroppo ha ancora il centro storico in zona rossa e che si sta lavorando, finalmente si sta ripartendo per ricostruire. Quindi questi, secondo me, questo tipo di eventi culturali che muovono gente e fanno arrivare persone a Camerino permettono anche di fare un po' il punto della situazione sulla ricostruzione, no? E far conoscere quello che si sta facendo, come si sta andando avanti. Comunque, oltre a questi aspetti, diciamo così, che riguardano proprio la città, dal punto di vista artistico è stata una manifestazione ben riuscita. Il premio Massimo Urbani ogni anno coinvolge tanti giovani talentuosi che si affacciano all'esperienza professionistica della musica, e ogni anno si scoprono tanti giovani musicisti veramente validi. E questo è successo anche quest'anno. Ha vinto questo ragazzo sassofonista tenore di Perugia, che però studia a New York da qualche anno, e con lui anche si sono messi in luce altri giovani molto talentuosi. E quindi dal punto di vista della qualità artistica è stata sicuramente una bellissima edizione. Un ringraziamento particolare lo vorrei fare a tutti e tutto lo staff dell'associazione Musicando, che in questi tre giorni ha lavorato in maniera intensa per allestire lo spazio della Rocca con tutti i vari eventi, perché oltre agli eventi serali abbiamo organizzato anche i laboratori di gioco musicale per i bambini nel pomeriggio. Abbiamo organizzato l'aspetto area food, drink, che permette comunque alla Rocca di accogliere le persone in un modo più migliore, in un modo migliore, e quindi c'è stato anche un bel lavoro da parte di tutti noi. E è sempre molto faticoso, diciamo, perché quando si va a allestire uno spazio all'aperto da zero, c'è un grosso lavoro dietro, e quindi ringrazio tutti tanti ragazzi che comunque credono in questo tipo di iniziativa e quindi ci lavorano in modo serio e anche chiaramente divertendosi, creando un bel gruppo di lavoro. E le vorrei proporre, Massimi, una prospettiva particolare sul premio Massimo Urbani, e vorrei che lei si medesimasse nei giovani che prendono parte e in chi vince il premio Massimo Urbani. Qual è il ruolo del premio dal suo punto di vista nella carriera personale di un musicista, specialmente se giovane, che prende parte a questa manifestazione? Ma allora, questa è una bella domanda che facciamo poi ai vincitori solitamente, no? Passati. Allora, abbiamo visto che questo premio è veramente una cosa molto importante per la loro carriera artistica. Cioè, chi vince il premio Massimo Urbani probabilmente diventerà un musicista di jazz che
che andrà a calcare i più importanti palchi dei festival jazz italiani e internazionali. E vincendo questo premio chiaramente da giovani, questi ragazzi si affacciano poi nel loro seguito della loro carriera professionale, ma anche di studio, con un titolo nel curriculum che gli cambia, diciamo così, la propria vita artistica. Questo per una serie di fattori, perché il premio Urbani è riconosciuto come il premio per solisti jazz più importante in Italia. È proprio come un riconoscimento proprio del premio, perché non c'è un premio in denaro, il premio si caratterizza anche per questo, molti premi musicali hanno anche un premio in denaro che poi ti permettono di investirlo nella tua carriera professionale, in questo caso non c'è, quindi è proprio il riconoscimento del premio che ti permette di aprire porte importanti, collaborazioni importanti. Perché artisti magari affermati, conoscendo, sapendo chi ha vinto il premio, viene contattato e viene inserito in progetti significativi. Questo è il primo aspetto. L'altro è che il vincitore del premio ha la possibilità di suonare con un suo progetto artistico in 8 festival più importanti d'Italia. Quindi la vittoria del premio ti permette di andare a suonare nei festival più importanti che abbiamo in Italia per quanto riguarda il jazz. Il terzo aspetto è che il vincitore del premio registra un proprio disco a proprio nome, il suo primo disco a proprio nome, in un importante studio che si trova a Roma e realizza, e quindi noi gli produciamo il suo primo disco. E quindi questi tre aspetti permettono al vincitore del premio di aprirsi ad una carriera di successo nel proseguimento della propria attività. Daniele Massimi, veniamo a un altro aspetto che riguarda la città di Camerino, ma che dettagliatamente coinvolge lei in prima persona. Nonostante le difficoltà seguite al sisma che ha colpito la nostra città, è riuscito a continuare a promuovere la cultura e a portare qualche attimo di spensieratezza con musica di qualità. Il suo amore per Camerino è tangibile. Questa, l'ho letta, la motivazione del premio che le è stato assegnato di Camerte dell'anno 2019. Ecco, che emozione è stata vincere, anche ottenere, per meglio dire, questo importante riconoscimento per lei? Allora, per me è stato veramente un grande onore e piacere. Mi hanno fatto questa sorpresa, infatti ringrazio per questo la Prologo, il Comune di Camerino, perché ecco, quando ho sentito il mio nome e quindi l'attribuzione di questo premio così importante, il Camerte dell'anno, mi sono sentito veramente onorato da parte di tutta la città. E la motivazione che è stata espressa credo che sia significativa in effetti, perché la nostra associazione Musicando, nonostante il terremoto, il Covid, non si è mai fermata. Appena dopo il terremoto ci siamo messi subito al lavoro per organizzare degli eventi che permettessero di alleviare quelle che erano le difficoltà della comunità. Mi ricordo i primi concerti che abbiamo fatto proprio dopo pochi mesi, appena era possibile riorganizzare concerti all'Auditorium Benedetto XIII, quindi dopo aver verificato magari l'agibilità dello spazio, abbiamo organizzato subito dei concerti belli, grazie anche a artisti che sono venuti a titolo gratuito. Ricordo appena subito dopo il terremoto il concerto organizzato con Gino Paoli, Danilo Rea, Raffaele Gualazzi, Francesco Cafiso, Linda Valori. Questi sono stati proprio i primi concerti fatti pochi mesi dopo il terremoto, quindi non ci siamo fermati, anzi ci siamo fatti forza all'interno del nostro gruppo, della nostra associazione, perché abbiamo voluto in ogni modo dare un elemento di forza e di socialità che era fondamentale in quel momento, per far ritrovare la comunità e per dare
un po' qualche ora di spensieratezza. Ecco, questo qui è stato il primo approccio che abbiamo avuto. Poi successivamente abbiamo cercato in tutti i modi di proseguire l'attività che già svolgevamo da tanti anni, quindi non abbiamo fermato il premio Massimo Urbani, perché subito l'anno successivo al terremoto lo abbiamo organizzato all'interno del liceo, per esempio, e poi così via siamo riusciti a proseguire senza interrompere nessuna edizione del premio Urbani e senza interrompere l'attività che svolgevamo precedentemente. L'unico elemento che purtroppo non siamo riusciti a portare avanti era l'attività del club che avevamo nel locale a San Filippo di Camerino, dove svolgevamo un'attività di concerti, di incontri con studenti, soprattutto di ragazzi. Purtroppo con il terremoto il club è inagibile e chiaramente quell'attività non siamo riusciti a proseguirla in un altro spazio. Però ancora stavolta voglio ringraziare tutta l'associazione, perché questo premio non lo considero mio, no, di Daniele Massimi, ma lo considero un premio che va all'associazione Musicando, che dal 2002 svolge secondo me un'attività veramente importante a Camerino e sul territorio, di grande qualità e riconosciuta da tanti come significativa di Camerino, di un territorio di qualità e che si è radicata dopo tutti questi anni di costanza fortemente sul territorio. Quindi un ringraziamento veramente importante a tutti quelli che collaborano con l'associazione, che nel tempo hanno sviluppato e hanno portato avanti le loro passioni, facendole diventare delle professionalità importanti, perché oggi all'interno del nostro gruppo ci sono grafici, ci sono esperti di comunicazione, c'è chi ha iniziato a lavorare seriamente nel mondo dello spettacolo, seguendo tutti gli aspetti contabili, fiscali, EMPALS, che non sono da poco perché sono molto complessi, e siamo diventati anche esperti da un certo punto di vista per quanto riguarda la sicurezza degli spazi per lo spettacolo dal vivo e quant'altro, perché le norme sullo spettacolo dal vivo sono molto complesse. L'abbiamo visto ancora oggi, ancora di più oggi con il Covid, quando è impegnativo e complicato organizzare un concerto, uno spettacolo dal vivo, e abbiamo sempre cercato di farlo nel rispetto delle regole e entrando nel merito di tutte le problematiche. Benissimo, grazie Daniele Massimi per essere stato con noi, a presto. Grazie mille, grazie a voi.